Al torneo Città di Bolzano è presente anche Admo con il suo stand. Siamo qui con Emanuela Imprescia, presidentessa di Admo, nonché nostra vecchia conoscenza. Allora Emanuela, come sta andando? Raccontaci un po' come va qui a Città di Bolzano. Va bene, perché alcune persone, alle volte di più, alle volte di meno, si avvicinano al nostro gazebo per chiederci informazioni e per cercare di capire come si può fare a cambiare il destino di un'altra persona. Tu sai che noi siamo sempre sul pezzo e ti ringraziamo anche per quello che fai per noi, perché siamo sempre alla ricerca di quell'uno su 100.000, che purtroppo è un numero che, se ti trovi prima dei due punti, forse non è così, cioè cambia, insomma, essere o prima o dopo i due punti. E di pochi giorni fa è la notizia di un'altra battaglia che purtroppo non si è conclusa bene, proprio perché non è stato trovato il donatore. Questa è una cosa che non deve accadere più, perché è già difficile combattere una malattia così tremenda, ma pensare di farlo senza strumenti, e soprattutto che gli strumenti, quindi questa medicina, è nascosta dentro un altro essere umano che forse non è stato informato e per questo non è nel registro, per noi è una cosa che non deve accadere più. E quindi, dove possiamo, cerchiamo di essere presenti e cerchiamo di chiedere a chi ci può aiutare di diffondere il nostro messaggio, ovvero che donare fa bene non solo a chi lo riceve ma anche a chi lo fa, perché ti dà una grande sensazione di benessere, perché ti rendi conto di essere connesso col mondo, perché di questo si tratta. Alle volte non ci rendiamo conto che ci sono queste connessioni non percepibili, forse, perché io dico, nella nostra storia so che ci sono almeno due persone di cui noi non conosciamo il nome, che sono strettamente collegate a noi, e che è la donatrice di Alessandro e la donna che ha ricevuto il mio midollo. Noi non sappiamo niente l'uno dell'altra, però sicuramente siamo l'uno dentro l'altro, e questo è fondamentale. Quindi chissà, dall'altra parte del mondo c'è qualcuno che ha bisogno di noi, perché non scrivere quel nome e dire: io ci sono, se hai bisogno di me. Ecco, infatti è il messaggio che noi continuiamo a ripetere, forse annoiandovi anche, ma poco ci importa. Mi raccomando, ogni volta che vedete uno stand Admo o se volete informarvi, rivolgetevi a Emanuela e a tutto il suo staff e donate, 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 iscrivetevi al registro. Mi raccomando, anch'io l'ho fatto, guardate qua. A posto, signore, un grande applauso.